Buonasera, da qualche giorno i cittadini del nostro paese sono alle prese con la denuncia dei redditi, con il famoso 730, con il ricevimento del CIU e nello stesso tempo siamo anche alle prese con la scelta, quella della destinazione dell'8 per 1000, che ricordiamo è una destinazione che non determina dei costi aggiuntivi, ma è una scelta ponderata, personale, per appunto destinare questa risorsa alle diverse associazioni a cui è possibile destinarle. Ovviamente noi siamo qui a parlarvi di come le risorse che sono state destinate in questi anni all'8 per 1000 vengono impiegate, utilizzate con grande trasparenza e per fare anche un appello a quanti fino ad oggi hanno destinato questa firma alla Chiesa Cattolica e per quanti convinti che le risorse vengano spese nella maniera giusta in diversi ambiti di intervento, vengano fatti in maniera davvero considerevole e ben fatta appunto dalla Chiesa Cattolica. Per parlare di questo argomento abbiamo gli ospite in studio Don Orazio Lertora, che è anche l'economo della nostra diocesi, e a lui chiediamo intanto, Don Orazio, un momento davvero significativo e l'appello va inviato non solo ai cattolici, ma all'insieme dei cittadini che hanno fiducia appunto di come queste risorse vengono spese dalla nostra Chiesa. Sì, intanto grazie dell'ospitalità perché è un momento particolare, tutti gli anni ci ritroviamo per ricordare, ce n'è bisogno di ricordare perché quello che la Chiesa fa in questi anni, che ha fatto in modo particolare e ancora più urgente in questi ultimi 2 anni, è molto significativo. Ecco. C'è da dire che i cittadini italiani in questi ultimi 2 anni hanno preferito devolvere l'8 per 1000 un po' di più allo Stato, e se lo si capisce, la situazione pandemica era preoccupante, quindi c'era bisogno di indirizzare anche alle risorse statali per sistemare alcune cose, questo momento così importante che è quello dell'8 per 1000. La Chiesa ha sempre fatto comunque, continua a fare la sua parte, quindi diventa importante che ci sia in questo momento la possibilità di scegliere per i cittadini italiani, anche di nuovo per la Chiesa Cattolica, quindi riportare un pochino a numeri significativi quella che è l'adesione, che è passata, a dir la verità, nell'arco di questi ultimi 15-20 anni dall'89 al 71%, con un blocco particolare di un 10% circa in questi ultimi 2 anni. Ecco. Però ecco, la necessità c'è, la disponibilità e le occasioni ci sono. Abbiamo anche inaugurato recentemente la locanda Il Samaritano, che è stata fatta prevalentemente con i fondi dell'8 per 1000. Altre cose che vengono fatte ci sono, ecco, quindi diventa importante ricordarsi di andare a firmare e firmare per la Chiesa Cattolica. Ecco. Ci sono, diciamo così, dei settori, dei segmenti specifici nei quali questo 8 per 1000 può essere speso, che sono la carità, sicuramente, il sostentamento in qualche modo del clero ed anche la conservazione del patrimonio artistico e culturale. Ecco, come vengono poi suddivise queste risorse e quali sono le opere maggiormente significative, citavi già la locanda del Samaritano, che sono state realizzate nella nostra diocesi. Ah, dunque, le risorse, come dicevi giustamente tu, vengono spese in queste 3 direzioni, cioè la carità, i sacerdoti e il culto e pastorale. Il culto e pastorale che è più significativo rappresentare con il restauro degli edifici di culto, che sono quello. Poi viene dato un contributo anche alle altre attività pastorali, ma la parte grossa la fa il restauro degli edifici di culto. Ecco. Come sono utilizzati questi soldi? Ma la diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato ha ricevuto 3 milioni di euro in tutto, perché sono distribuiti tra i sacerdoti, le opere di carità e il culto pastorale. In modo particolare, questi sono i dati del 2020, in modo particolare nel 2020 abbiamo speso, ad esempio, per gli edifici di culto la somma di
905.000 euro. Buona parte di questi, cioè 629, sono stati presi dall'8 per 1000, ma il resto lo hanno messo le parrocchie direttamente, quindi un terzo di quello che viene speso, e sono cifre importanti, senza le quali, senza il quale contributo, molte parrocchie non sarebbero neanche riuscite a partire con i lavori. E parliamo di lavori essenziali. La maggior parte di questi lavori riguardano le opere strutturali, cioè il consolidamento o i tetti, che sono le parti che, certo, se togli quelle non ci rimane più niente, ecco, crolla tutto. Ecco. Ne avremmo, perché ci siamo visti nei giorni scorsi e ci vedremo nei giorni prossimi, molte di richieste. Sono circa una ventina le chiese che sono in lista per ottenere questi contributi. Però le risorse, se non ci sono, non ci sono. Ecco, la nostra diocesi può spendere queste somme, non di più, circa 600.000 euro vengono dati come contributi. Però se invece calasse il gettito a favore della Chiesa Cattolica, i contributi sarebbero meno e quindi diventerebbe un problema un po' per tutto. Ecco. Un contributo, Don Orazio, lo diciamo in un momento così particolare anche per le emittenti televisive, viene dato anche per il sostegno a Tele Liguria Sud, che senza quel sostegno da parte della diocesi difficilmente riuscirebbe a continuare a trasmettere, in modo particolare con l'aumento abbastanza significativo delle spese per il passaggio al nuovo digitale terrestre. Sì, Tele Liguria Sud è una risorsa, una di quelle risorse che mettiamo in campo in modo significativo, del quale tutti normalmente ne usufruiamo senza pensare che non c'è nessun costo, nel senso che non c'è un canone di abbonamento a Tele Liguria Sud. Però io credo che chi ci ascolta anche questa sera, come tutte le altre sere, sia contento del servizio che Tele Liguria Sud fa. Una parte di questo servizio è grazie anche alla firma dell'8 per 1000, ecco. E il futuro sarà sempre, come spiegavi tu, complicato, perché le risorse necessarie, non so per quale ragione, alle televisioni piccole come la nostra diventa sempre complicato, sembra quasi che favoriscano le grandi e noi ci dobbiamo arrangiare. Sudare tutti i giorni la nostra sopravvivenza. Sì. Un'altra cosa bella e significativa dell'8 per 1000 è la trasparenza di come vengono spesi i soldi. Ora, tu hai citato le spese fatte nella nostra diocesi, ma esiste un sito all'interno del quale è possibile vedere appunto come vengono in qualche modo impiegati questi soldi, e soprattutto un'applicazione del telefono, in qualsiasi parte d'Italia ci si trovi, si può verificare che appunto quanto è stato speso e dove è stato speso, e andarlo a vedere di persona l'esito, diciamo così, di questo investimento. Sì, quello che tu dici è importante, perché i Vescovi insistono da alcuni anni in modo particolare e proprio continuo sulla trasparenza, cioè sul fatto di mostrare quello che stiamo facendo. Questi soldi non sono nostri, lo Stato li dona per volontà dei cittadini, libera volontà dei cittadini, tutti gli anni riscelta, ma sono soldi che devono essere rendicontati, quindi tutti gli anni noi rendicontiamo tutto. Come dicevi, basta andare sulle applicazioni e scaricarsi, il simbolo è questo, scaricarsi l'applicazione, perché la Chiesa Cattolica vuole che tutte le volte che facciamo un progetto, di quelli che vi dicevo prima, già in fase di realizzazione ci sono i cartelli dell'8 per 1000 per capire che quel progetto è fatto col contributo dell'8 per 1000. Ma se uno gira per qualsiasi parte d'Italia, perché parliamo di soldi relativi all'Italia, e accende il telefonino, gli dice immediatamente intorno a lui quali sono stati i lavori fatti, quanto è stato speso e che cosa è stato ottenuto. E uno può andare a vedere, perché sono a disposizione di tutti. C'è la massima trasparenza, c'è scritto quanto è stato speso per quello e quello che uno può vedere, evidentemente. Può dire, voglio andare a vedere se la chiesa, non so, di San Terenzo, che sarà la prossima, una delle prossime che metteremo a posto, ha veramente fatto quello. Quando sarà concluso apparirà sull'applicazione quello, e quindi potrà andare quanto a verificare quanto sarà speso e come sono stati fatti i lavori. Bene. Noi vogliamo allora che Don Orazio faccia un appello davvero accorato, perché questi sono i giorni della scelta, e poi daremo un'ulteriore indicazione di dove si può andare a vedere, diciamo così, le cose che abbiamo verificato, le cose che abbiamo detto fino adesso, cercando di capire, visitando il sito 8x1000.it, anche il senso di questo slogan, che non è mai solo una firma, ma molto di più. E nel sito ci si renderà conto che è davvero molto di più.
E ora a Don Orazio appunto il compito di fare un appello e di darci anche qualche indicazione, non solo per quelli che fanno il 730 a cui verrà chiesto dai CAF dove vuoi sottoscrivere, ma anche per molti pensionati o lavoratori dipendenti che hanno solo il CIU e non hanno nessun obbligo di fare dichiarazione dei redditi, possono comunque decidere di destinare l'8 per 1000 a chi desiderano. E Don Orazio ci spiegherà come si fa per destinarlo alla Chiesa Cattolica e come muoverci. Sì, troverete, perché l'abbiamo mandato a tutte le parrocchie, troverete fuori dalla vostra parrocchia questo Deplian. Basta aprirlo e dentro c'è questo modello, che è quello che normalmente è allegato ai nostri Al CIU. CIU. Ci sono in Italia circa 10 milioni di contribuenti, che quindi pagano le tasse, che non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi, perché sono magari al primo lavoro oppure solo titolari di pensione, quindi non avendo immobili, non avendo altre entrate, non sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi. Allora a questi chiediamo di prendere in parrocchia questi moduli, compilarli, accanto a questo Deplian c'è anche una busta con sopra la richiesta del vostro codice fiscale, mettete dentro una fotocopia del vostro documento di identità, perché poi lo Stato deve capire se veramente uno che ha firmato lui. La potete consegnare anche al parroco. La cosa più semplice, ci sono molte opzioni, non so, ad esempio agli uffici postali, ma è più complesso. La cosa più semplice che da fare è quella di darla al parroco, dentro la busta chiusa, sigillata, e il parroco la porta all'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero, il quale provvede a mandarla al Ministero competente perché possa poi fare lo spoglio di queste cose. È molto importante che la facciano sia tutti quelli come noi che hanno la dichiarazione dei redditi da fare, ma soprattutto, soprattutto, ripeto, quelli che non hanno la dichiarazione dei redditi e quindi non sono tenuti a farlo e potrebbero spostare, quindi incrementare, aiutare ancora di più la Chiesa Cattolica in tutto quello che fa. Peraltro, al di là della firma e dei propri dati personali, non serve fare nessuna dichiarazione di tipo reddituale, quindi non è nemmeno complicato da questo tipo, da questo, diciamo così, difficoltà in più di andare a ricavare dai CU dei dati. Questa firma, peraltro, il parroco sarà in grado sicuramente di aiutarvi eventualmente a compilare la modulistica. Quindi mi raccomando, perché le attività da fare sono tante. Le diciamo, risorse per fare tutte queste attività sono davvero necessarie e il vostro aiuto è indispensabile. Grazie in anticipo anche a Grazie, nome grazie. della nostra diocesi di Don Orazio e mi raccomando, ottemperate a questo invito e ve ne saremo grati. La chiesa concattedrale di San Pietro in Brugnato ha ospitato ieri la celebrazione in onore di San Pasquale Bailon, patrono del paese. Il pontificale solenne è stato celebrato dal nostro vescovo, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, alla presenza delle autorità civili e militari della zona e di molti fedeli. La Santa Messa, concelebrata dal parroco Don Giorgio Rebecchi, dal canonico Don Mario Perinetti, dal parroco emerito Don Alberto Albani, con il servizio di alcuni diaconi che prestano la loro opera pastorale nel vicariato. Nel corso dell'omelia il vescovo ha ricordato la figura del santo. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Ecco, questa forse è la frase evangelica più bella per connotare l'opera e soprattutto il cammino di santità del santo che oggi noi andiamo a venerare. Perché in effetti ci parla proprio di quella parte migliore che è lo stesso Signore Gesù. Non è qualcosa da fare, è qualcosa invece da servire e da adorare. E noi sappiamo che come il Signore andando nella casa di Marta e di Maria si è fermato in mezzo a loro, ha parlato a loro, è stato servito da loro. Marta nel suo affanno però lo serve, Maria nel suo silenzio, che lo serve in quell'ascolto profondo, nel credere colui che il Padre ha mandato. Ed è l'atteggiamento adorante della creatura di fronte al Signore Gesù. Ci si pone di fronte a Lui, ci si pone in ascolto della Sua parola, ci si pone in adorazione della Sua persona. Ed è bello che
questo contesto sia proprio un contesto familiare, quello di cui ci parla il Vangelo, ma anche un contesto conviviale. Importante, perché quando poi il Signore si consegna ai Suoi nell'Eucaristia, lo fa da una parte nella familiarità, certamente nella convivialità, prendete e mangiatene tutti, e poi in modo particolare nel dono di sé che Lui fa al Padre e che veramente compirà nel mistero della morte e di resurrezione, ma che poi lascia perenne memoria ai Suoi. E allora con verità potrà dire: ogni volta che fate queste cose, fatele in memoria di me. Noi sappiamo che è una memoria non semplicemente di ricordo. Quante cose ricordiamo dei nostri cari? Ricordo del passato che certo si ravviva nella nostra mente, ma che non ci porta alla presenza di chi ricordiamo. Ci porta semplicemente al pensiero di colui che stiamo ricordando. Qui invece è diverso. La memoria dell'Eucaristia rende presente quella presenza e la rende presente sull'altare, la rende presente con tutta la sua potenza di salvezza, dunque quella potenza di colui che si dona al Padre nel mistero della croce, colui che toglie il peccato del mondo. E dunque è mistero di convivialità, però è anche mistero di preghiera, di culto profondo al Padre che è nei cieli. Questo gesto Gesù lo compie nel compiersi della Pasqua. E se da una parte si appoggia all'antica Pasqua, la rinnova dall'interno e la porta alla pienezza. Non c'è più un agnello da mangiare, è Lui stesso l'agnello di Dio che si dona per la salvezza del mondo. Quell'agnello però si dona e si consegna al Padre nel mistero della croce, si consegna a noi nel mistero dell'Eucaristia. Prendete e mangiatene tutti. E quella identificazione del corpo, che è ben più di un simbolo, è una realtà. La fede ci dice che dopo la consacrazione quel pane, pane non è più, anche se continuiamo a vederne il colore, la dimensione, anche a sentirne il gusto, ma quel pane è diventato il corpo vivente del Signore Gesù. E così vale anche di quel sangue, di quel vino che è diventato il sangue vero del Signore Gesù. Non sono semplici simboli, sono delle realtà che si manifestano a noi, certo, apparentemente ancora come pane, come vino, ma noi sappiamo della fede che pane non è più, ma corpo del Signore, vino non è più, ma sangue del Signore. E la sua presenza vivente. Dunque è vivente nell'umanità, è vivente nella divinità, è vivente nella sua pienezza e si dona a noi. Ecco il mistero che ha segnato profondamente la vita di ogni santo, ma in modo particolare di questo santo, il riceverlo per essere assimilati a Lui. In Cristo c'è il progetto vero dell'umanità. Se noi vogliamo essere veramente, pienamente, uomini e donne secondo il mistero di Dio, non possiamo non nutrirci di quella umanità che ci viene data proprio nel mistero del sacramento dell'Eucaristia. Quell'umanità che, siccome è vera, non è semplicemente il simbolo, non è un facciamo finta che, è la realtà presente in mezzo a noi, ecco che entra in comunione con la nostra umanità e la trasforma. La trasforma, la divinizza, la porta a quella pienezza per la quale il Signore Gesù è venuto. Ed è veramente la radice della nostra salvezza. La Chiesa dice è la fonte, perché tutto nasce dal mistero pasquale, il culmine, perché tutto è invitato a convergere in quel mistero. E comprendere questo, adorare questo mistero, nutrirsi sapientemente e ovviamente dignitosamente di questo mistero,
diventa il motivo del nostro cammino, il pane della vita, la manna nuova che ci permette di camminare in questo mondo verso la pienezza del Regno dei Cieli. Nel contempo però è anche la nostra forza, è anche la nostra capacità di dare testimonianza, è la nostra preghiera, perché ogni preghiera è sempre eucaristica, non solo perché passa attraverso l'Eucaristia, ma perché rifà in sé quello che il Signore ha voluto mettere in comunione con noi, offrire ogni giorno la propria vita al Padre che è nei cieli per la salvezza dei fratelli e per la nostra santificazione. È Lui che ci ha santificato, è Lui la fonte della nostra salvezza, senza di Lui non riusciremmo a fare questo. Però con Lui, ecco, possiamo far sì che il mistero celebrato da Lui scenda in noi e ci trasformi, e trasformandoci ci renda capaci veramente di un culto nuovo, di una preghiera nuova, che poi peraltro sfocia anche nella celebrazione in quella grande preghiera che Gesù ci ha insegnato del Padre Nostro, che non è una preghiera posta dopo la consacrazione semplicemente quasi per completare un insieme di preghiere, ma è la pienezza, ciò che tu hai pregato, ciò che tu hai vissuto, ciò che tu hai reso presente sull'altare, ciò che tu hai offerto al Padre per le mani del sacerdote, ma in una comunione per cui è il corpo di Cristo che realmente nella sua pienezza eleva la lode al Padre che è nei cieli, ora diventa invocazione, Padre nostro che sei nei cieli, per poi diventare cibo e trasformarsi in missione. Ecco, questo noi lo vogliamo vivere. Vivere, testimoniare e ovviamente farne, come ha fatto questo santo, fonte della nostra salvezza, della nostra santificazione. Accogliamolo dunque con gioia questo mistero e chiediamo al Signore che lo ponga sempre più al centro della nostra esistenza, al centro della nostra santità e al centro della nostra testimonianza. Al termine del pontificale, il nostro vescovo, Monsignor Palletti, ha guidato la tradizionale processione per le vie della cittadina della Val di Vara, che si è conclusa benedicendo i partecipanti con la reliquia del Santo. Buonasera a tutti, saluto Don Orazio Lertora, che è il parroco del santuario di Santa Rita d'Acacia. Come sapete, il prossimo 22 maggio si celebra la festività liturgica di questa santa particolarmente importante, al quale anche gli spezzini sono devoti. E allora sappiamo che c'è un triduo di preghiere in preparazione e chiediamo a Don Orazio di darci un po' il programma di questo momento davvero significativo e importante che si celebrerà nella sua parrocchia. Sì, grazie Italo, buonasera. È un programma ancora un pochino, visti i tempi, abbiamo cercato di fare qualche cosa, non si potrà fare tutto quello che si faceva negli anni precedenti, però ci è parso giusto ripartire, dare alle persone la possibilità di ritrovare lo spazio, il luogo per venerare questa santa che, come dicevi tu prima, è molto importante per gli spezzini. Ci sarà ovviamente il triduo di preparazione che parte giovedì, cioè domani sera, e ci sarà la processione che anticiperemo a venerdì sera per poi dare lo spazio ai momenti conviviali del sabato e la domenica. E le messe saranno, essendo domenica, un po' più concentrate perché poi la gente non lavora e quindi ha la possibilità di partecipare. Domenica ci saranno le messe alle 8:30. Alle 10:30, dove ci sarà la tradizionale benedizione dei bambini e poi quella conclusiva dei festeggiamenti alla sera alle ore 18. Ecco, Don Orazio, dicevi della processione di venerdì sera, una processione al di là dell'inizio, diciamo così, del triduo pasquale di giovedì. Venerdì anche la processione. A che ora partirà? Quale sarà un po' il percorso? Sì, ci troviamo nel piazzale della chiesa alle 20:30-20:45. per fare il momento del transito, come si fa quella parte particolare liturgica. E poi saliremo in via Montello, che è la via superiore, via Zagora, ed in processione scenderemo fino di nuovo ad entrare in chiesa. Ecco, è una piccola processione, ma intanto per ripartire, come dicevo prima.
un momento di festa per l'intera parrocchia, chiedi anche appunto una partecipazione anche di quelli che fisicamente non parteciperanno alla processione con l'illuminazione delle terrazze, con alcuni gesti, ecco, che cosa chiedi? Sì, di solito c'è questa tradizione che per 2 anni abbiamo dovuto sospendere, però è importante che ci sia il senso, cioè passa la statua della nostra santa, quindi deve essere rappresentato in modo concreto il nostro aprire la casa, la strada a questa santa, quindi chiediamo di mettere qualche lume, di mettere, come si diceva una volta, i drappi alle finestre per poter abbellire quelle che sono le nostre strade, perché poi passando non la santa evidentemente, ma la devozione alla santa possa avere un certo rilievo. Ecco. Devozione alla santa davvero significativa, quella che viene considerata la santa dell'impossibile, ecco. Qual è il carisma di questa santa, che cosa ci trasmette, quali sono le speranze che molti riversano nella fede e nella devozione a questa santa? C'è una devozione grandissima a questa santa, negli anni passati, Covid permettendo, quest'anno vedremo di rifare qualche cosa, dicevo, di più, c'è una grande devozione, quindi molta gente di Spezia saliva al santuario negli anni passati, speriamo che quest'anno si sia questa ripresa, la chiesa era strapiena, ecco, dovevamo dire un sacco di messe per poter contenere tutti. La santa è chiamata la santa degli impossibili perché veramente è capace di accogliere tantissime richieste. Io ogni tanto vengono a raccontarmi delle persone che vedo lì e vogliono raccontarmi, ma in questi anni da cui io sono parroco lì, quindi dal 2010 in poi, miracoli che sono avvenuti e per come me l'hanno raccontato, cose che sono successe realmente. Tra l'altro si leggeva anche in questo periodo del Covid, sai che c'è un pochino la gara tra i santi, no? Fanno, non so se siano vere, ma comunque erano comparse non su siti solo dedicati a Santa Rita, che in classifica mondiale Sant'Antonio è al primo posto e Santa Rita subito dietro. Ma in questo periodo di Covid Santa Rita era passata avanti a tutti proprio perché considerata veramente una santa che è capace di accogliere tutte le nostre richieste. Adesso non lo facciamo per superstizione, ma veramente chi si affida a Santa Rita ha la possibilità di essere accolto, ecco perché, era mamma, perché era religiosa, perché era sposa, quindi coglie tutti gli aspetti, forse per questo è amata da tutti, perché coglie tutti gli aspetti della vita umana, ecco, non è escluso nessuno. Uno se è mamma e allora le suore no, se è suora le mamme no, invece Santa Rita è completa da questo punto di vista, veramente. C'è un simbolo, la rosa, che contraddistingue anche questa festa e ci sarà anche nella celebrazione, vedo delle 17:30 di domenica, la benedizione delle rose. Come mai? Sì, dunque, tanto la benedizione delle rose sarà in tutte le messe, come sempre, ma so che tutte le chiese di Spezia faranno la benedizione delle rose domenica. Perché? Perché Santa Rita aveva chiesto ad una sua cugina di poter avere una rosa, dice vorrei avere una rosa, ma eravamo a febbraio e la cugina le dice ma siamo a febbraio, le dice te portami la rosa, è andata nel giardino e ha trovato la rosa fiorita a febbraio, non è tanto normale. In Umbria è anche peggio che fosse qua, certo. verso Monterosso magari dice vabbè, ci viene un po'. E quindi è ricordata come la santa della rosa per questa ragione qua, ecco. Abbiamo parlato delle celebrazioni, che ci saranno delle molteplici celebrazioni, ci saranno anche dei momenti conviviali, pur in termini ridotti, non ci sarà dal punto di vista culinario quella grande scelta, ma insomma il simbolo delle feste delle sagre, che mi pare di vedere che è quello degli sgabei, riuscirete a farlo. Sì, anche qua partiamo con molta prudenza perché poi non sappiamo chi se la sentirà, perché molte persone immagino che abbiano ancora timore in queste situazioni, però ci sembrava giusto, ci siamo confrontati con le persone che collaborano in parrocchia e ci siamo appunto detti quest'anno proviamo, ecco, ci sembra giusto ridare la possibilità di stare un po' insieme, credo che la gente ne abbia voglia, noi siamo disponibili, ben contenti di stare insieme, ci sarà la possibilità di cenare o di anche prendere qualche sgabeo, ecco, insomma, vediamo, proviamo. Certo. Non mancherà nemmeno, diciamo così, la pesca di beneficenza e la messa in vendita, offerta o non so come, dell'artigianato del laboratorio di Santa Rita, quindi un doppio impegno dei volontari, da un lato per costruire, per mettere insieme dell'oggettistica e dall'altro per offrirla
per opere di beneficenza e per la Chiesa. Sì, io devo ringraziare da questo punto di vista i miei parrocchiani, perché sono persone stupende che hanno fatto veramente un grande lavoro. L'ho trovato questo lavoro, chi c'era prima di me ha creato tutto questo, io lo sto portando avanti, ma c'è una grandissima disponibilità da parte delle persone della parrocchia a mettersi al servizio per fare, e quest'anno anche alcune persone nuove. Ecco. Quello che facciamo serve primo per stare insieme, perché poi a volte il dispendio di energia è superiore a quello che possiamo ricavare, però è bello che ci siano queste tradizioni nelle parrocchie, cioè ci troviamo insieme, ognuno fa qualche cosa, gli altri partecipano, ecco, è uno scambio. Poi evidentemente anche resta qualche cosa per le necessità della parrocchia, che non guastano mai, sia per la Chiesa ma anche per le persone delle parrocchie, che non solo la mia ma credo anche le altre abbiano visto un crescere di richieste, perché la situazione non è semplice, ecco. E tutto questo viene usato per quello, tutto sommato. Bene, grazie Don Orazio, grazie e buona festa. Grazie.